queste che sei il mondo del cinema. Eravamo 50 persone, mancava solo lui, dopo un quarto d'ora siamo andati via, ha preso il treno. Ah beh, certo. Ah, ok. Dove chi? Vieni un po' più di noi, sposti di qua e prendi dietro la chiesa. Sì? Su Facebook, ma non solo su Facebook, sul Facebook del prossimo. Sì, sì, sì. Sì, dove andiamo? Andiamo. Andiamo. Questa sala di vinificazione. In fondo sono i barricchi. L'IGT Toscana, quello 100% sangiovese. In bottega. Anche per un bottigliamento. E quindi mettiamo in punti strategici un po' di aria. Floreale. Poi abbiamo quello che vi dicevo, che è l'espressione del sangiovese in Toscana per il proprietario, quindi il rosso del sangiovese, però sempre molto semplice, non siamo sulla linea del Brunello, è un 100% sangiovese ma non troppo aggressivo come il Brunello. Il rosso di Montalcino, che secondo me deve essere paragonato al Brunello, nel senso che entrambe stanno ballando, però due balli differenti. Lei è molto tranquilla, molto calma, sta ballando un valzer e quello è un cancan, quindi è molto passionale, molto diverso rispetto al rosso,
Però il rosso, nonostante non sia passionale come il Brunello, ha della musica dietro di sé, quindi anche se non è Brunello, ha della poesia. Il rosso di Montalcino non è un vino, non è un vino, diciamo, ok, non è Brunello, è rosso, ha la sua importanza. E poi ovviamente la Riserva. La Riserva è una donna nascosta, misteriosa, dietro a un muro. Primo perché le bottiglie di Riserva sono sempre nascoste nelle aziende, nessuno sa dove sono sparite. E poi perché è un vino molto misterioso, fa 6 anni di invecchiamento, quindi ha tutte le sue particolarità che in questa donna secondo me sono esemplificative. Dici Val d'Orcio questo, eh? E il trenino dov'è? Quella là. Io non lo so. Il P3? Guarda lì. Ragazzo. Si chiama. Aspetta. Altra chiesa, 8 chiese erano? Per i stessi sì. Diavuta. L'anno scorso l'ho venduto di 37, 36 negli Stati Uniti. Ha fatto un bel guadagno. Bello. Sono belle anche quelle cose. Tutto belli. Bello, ma che cose pompeiane. Belli. Scusa, se sei discreto, cosa, su che cifre siamo questi? Tutte queste opere d'arte qua. Quanto costa, no? Sì. Ci sono anche prezzi. Sì, sì, sì. Quello lì è 2.400 euro, capito. 800 euro il minimo. Sì. Sì, il lavoro durante la settimana. Ci sono tante chiese qua. Il bordello. Ok. Io sei di voi.
Ti costerà. Sei amica del fisco per caso? No, per dire. Sì, la so, sto scherzando. Cercando la piazza bella di cui parlava. Cantina, una delle mille cantine, tagliere, salumi sortiti, pecorino di Pienza, un bicchiere, esposizione antica, strumenti per il vino, 10 metri. Andiamo verso la piazza grande. Può essere. Ragazzi, non c'è mica la macchina. Così poco che fisicamente a Val d'Orcia. Quindi parata dall'aria, infatti quella piazza lì si gira intero. Siamo la coppia più brutta chiota del mondo. Pienza. Di Spagna. Non fosse.
Facciamo un selfie, dai, facciamo un selfie. Pienza. Meravigliosi, meravigliosi. Che dire barocchi, non barocchi. No, non sono barocchi. Dico quegli... Dov'è il giardino? No, dobbiamo andare di là perché è sotto il fatto. Ah, ho capito, ho capito.
ultimo. Guarda ragazzo del Timoca. Cecilia Basso, rifai l'arrivo per cortesia. Cecilia dai. Rifai l'arrivo per cortesia. Wow. Sono mica quelli che c'ha la regina d'Inghilterra, no? Somigliano. I gorgi. Non so che cane abbia. Ho capito. Sono bellissimi.